partidos políticos também de direita se enfraqueceram. Enfraqueceram com capacidade de organização, capacidade de reflexão. E esse papel foi ocupado pela mídia. A mídia, eu acho que é o grande dirigente ideológico da direita. E ideologia significa dar a pauta, dar a interpretação, mobilizar. E é uma mídia oligárquica, uma mídia frequentemente familiar. Há quatro famílias que controlam os quatro principais organismos de mídia no Brasil, nenhum deles é democrático. Então é um setor oligárquico, organizado em função da publicidade comercial, que se pretende erigir em formador de opinião pública no país. Mas ocupa o espaço de dar a pauta da direita política no Brasil, que vive às custas do seu grande aparato ideológico, que é a mídia privada. Então, certamente ela tem esse papel. Toda eleição na América Latina é muito parecido. O candidato progressista pode ser mais radical, mais moderado, mas toda a mídia está contra e ela acaba sendo derrotada pelo voto popular. Então, ela é o grande dirigente ideológico, no sentido gramsciano da palavra, da direita bushista latino-americana. Ma insieme alla guerra psicologica e alla guerra economica esiste pure la componente della guerra mediatica, in cui il 95% dei media venezuelani sono coinvolti. Beh, io penso, come accennavo prima, esattamente si tratta proprio di questo. Diciamo che si può considerare come questa sia arrivata assolutamente a essere punto centrale nelle elezioni. Io l'ondata, come diciamo anche in un'altra intervista, della vittoria di Macri in Argentina, del centrodestra filoimperialista, la considererei, perché Macri, appena insediato, ha giurato fedeltà agli Stati Uniti e ha gridato immediatamente vendetta contro l'ALBA, contro Cuba, dicendo fuori il Venezuela dal Mercosur, e quindi è continuata questa campagna verso il Venezuela, contro, diciamo, il governo rivoluzionario del Venezuela. Io direi che in questo senso possiamo sicuramente dire che l'ondata reazionaria di destra ha influito anche su molti elettori indecisi, quelli che non sapevano per chi votare o se votare. Il popolo venezuelano, nel senso ampio del termine, ha ammesso questo immediatamente, ha ammesso anche Maduro stesso la sconfitta, ha immediatamente fatto un discorso alla nazione riconoscendo questa sconfitta durissima e affermando che oggi il governo, il concetto rivoluzionario, la portata rivoluzionaria del chavismo deve ritornare por la calle, deve ritornare fra la gente, tra la gente, di dare un nuovo impulso al processo rivoluzionario. Ha detto Maduro: ci vogliamo rimettere in discussione, forse questa sconfitta serve per rimetterci in discussione e per metterci al lavoro fra la gente. Considerate che la destra fino al giorno delle elezioni aveva detto in maniera esplicita che se avesse perso non avrebbe riconosciuto il risultato, come ha fatto sempre. Invece Maduro l'ha riconosciuto immediatamente. E questa nuova ondata contro i governi progressisti, democratici, rivoluzionari, diciamolo fino in fondo, si sente come si sente anche la crisi economica internazionale che ricade pesantemente sul Venezuela, che viene strozzato ovviamente dalle speculazioni finanziarie, monetarie, commerciali e sul prezzo del petrolio. Per esempio, il prezzo del petrolio cade del 60-70% in pochissimi giorni e sta continuando a diminuire. Si parla addirittura che possa arrivare da 30, 32 a 20. Quindi l'obiettivo qual è dell'abbassamento del prezzo del petrolio sullo scacchiere internazionale è limitare ovviamente quella che può essere una controffensiva rispetto agli Stati Uniti da parte della Russia di Putin e del Venezuela di Maduro, perché questi sono tra i maggiori produttori di petrolio, non vengono controllati ovviamente dagli USA. Il Venezuela, ricordiamo, è il quinto produttore di petrolio al mondo, ma è il primo in quanto a riserve, e non per detta dei venezuelani, ma per detta appunto degli Stati Uniti. Ovviamente viene sferrato da parte dell'Occidente un attacco contro questi due paesi, perché essendo primi, diciamo, esportatori, fondamentali esportatori del petrolio, bisogna abbassargli il prezzo e creargli dei grandissimi danni economici. Pensate che fino a 2 o 3 anni fa il petrolio era a 130, la bilancia dei pagamenti aveva un peso differente che avere il petrolio appunto a 30.
ma se non diminuisce, proprio ieri i giornali, Sole 24 Ore e tutti gli altri giornali dicevano in maniera chiara una cosa che noi diciamo da tempo, che la domanda complessiva di petrolio è aumentata nel 2015 e aumenterà ulteriormente nel 2016, quindi non è assolutamente dato il ragionamento di dire il prezzo si abbassa perché si è abbassata la domanda, quindi vuol dire che l'abbassamento è dovuto ad un'offerta alta, e anche ieri lo dicevano i giornali, che da parte dell'Arabia Saudita è aumentata in maniera incredibile l'offerta del petrolio sui mercati. Parliamo di un alleato degli Stati Uniti, quindi se la domanda non diminuisce, come abbassi il prezzo, devi aumentare fortemente l'offerta di petrolio, e su questo si presta ovviamente l'Arabia Saudita e altri paesi appunto alleati degli Stati Uniti.